Presidente Musumeci, ieri c'è stata la ricorrenza della strage di Capaci. Ecco, quanto è importante il valore della memoria in Sicilia? È importante perché la memoria serve a tenere desta l'attenzione, serve a fare dell'esperienza del passato un patrimonio che ci possa consentire di evitare di ripetere errori e soprattutto rende omaggio a chi credeva veramente di fare il proprio dovere, perché non credo che chi muore sul fronte della lotta alla mafia voglia fare l'eroe o il martire. Si tratta di persone, uomini, donne, poliziotti, magistrati, imprenditori, che una volta imboccata una strada la vogliono percorrere fino all'ultimo, nonostante la paura, nonostante le minacce, nonostante la consapevolezza di mettere a rischio la propria vita. Noi abbiamo e dobbiamo trasmettere il messaggio che ormai l'impegno antimafia coinvolge tutti, non soltanto i rappresentanti dello Stato, e ognuno nel proprio ruolo, ognuno con i propri compiti, con le proprie forze, deve lavorare per produrre cultura di legalità e quindi ridurre l'area della omertà della quale la mafia per 150 anni si è nutrita in Sicilia. Onorevole Granata, il Parlamento da qualche giorno ha approvato la legge sugli ecoreati. Ecco, questo cosa significa per la legalità? È un segnale importante perché indiscutibilmente i reati contro l'ambiente hanno caratterizzato in maniera infausta la vita politica nazionale, lasciando una scia inaccettabile di impunità. Adesso con l'ingresso, dopo 21 anni di battaglie, sia parlamentari che politiche, dopo 21 anni questa legge diventa realtà, i reati ambientali entrano a far parte del codice penale italiano. Questo significa che aree di impunità per chi avvelena, per chi inquina, per chi devasta l'ambiente non ce ne potranno più essere e i reati non andranno in prescrizione con la facilità con cui fino ad oggi sono andati in prescrizione. Si apre una pagina nuova, adesso sta alla magistratura applicare queste nuove norme e ovviamente alla politica e agli organismi preposti vigilare. Ieri l'anniversario della strage di Capaci, cosa vuol dire oggi parlare di legalità in Sicilia? Ma vuol dire soltanto dare dei buoni esempi, perché di parole siamo un po' tutti stanchi. La politica deve riuscire a far diventare concreta quell'impegno, quel giuramento nato 23 anni fa in seguito a quelle stragi che hanno cambiato definitivamente il volto della Sicilia, ma farlo non con i convegni, non con le parole, ma soprattutto con gli esempi e con le buone pratiche. Professoressa Toscano, perché quest'anno Naxos Legge ha deciso di concentrarsi sulle parole della legalità? Allora, diciamo che Naxos Legge dalla sua prima edizione ha un'intera sezione dedicata alla legalità. Il titolo che abbiamo prescelto per questa serata del 24 maggio, che è volutamente stata inserita in relazione all'anniversario di ieri della terribile strage di Capaci, è un titolo apparentemente letterario, nel senso che il sottotitolo del nostro festival è Festival delle Narrazioni, perché il nostro intendimento è sempre stato quello di raccontare la realtà, nel senso proprio quasi dell'epica, nel senso greco di epos inteso come parola che racconta una realtà da questa angolatura che è quella dell'emergenza legalità. Quindi nella giornata di oggi, attraverso i racconti di alcuni esponenti di associazioni di categoria, a cui seguiranno i due interventi più tra virgolette politici, che sono quelli di Fabio Granata e dell'onorevole Nello Musumeci, vogliamo raccontare in che modo in questo momento la Sicilia si pone di fronte all'emergenza legalità. Ieri l'anniversario della strage di Capaci, in tutta la Sicilia ci sono stati eventi per ricordare quella tragedia. A Giardini Naxos? No, che mi risulti ieri non è stato commemorato questo evento drammatico. Le motivazioni ovviamente non le conosco, ritengo che si è stati un po' tutti forse impegnati nell'ambito di questo momento elettorale. Naxos Legge da questo punto di vista ovviamente ha sempre ricordato alcuni momenti, in qualche modo però stimolando anche a fare un passo avanti, no? Nel senso che la commemorazione, la celebrazione
celebrazione è senz'altro un momento fondamentale di memoria collettiva, però a questo e all'indignazione deve seguire ovviamente l'operatività politica, culturale sui territori. Quindi un festival, anche se un festival letterario e culturale in senso lato, non può non trattare il tema della legalità. L'anno scorso per esempio abbiamo ricordato con la figlia Pippo Fava, è venuta Elena Fava, 2 anni fa Rocco Chinnici, 3 anni fa il tema scottante delle ecomafie, e il primo anno, che è coinciso con l'anniversario proprio di Capaci appunto, abbiamo portato nella piazza di Giardini Naxos le famose lenzuola antimafia che 10 anni prima vennero portate a Palermo. Grazie. Grazie a voi.